Carestia, il terzo cavaliere dell'Apocalisse, il cavaliere nero della carestia, provocata da maremoti che inonderanno le terre e da grandinate che distruggeranno i raccolti. Però la Madre Celeste, nel messaggio di prima di Luz de Maria, ha detto che il destino dell'umanità è nelle mani dell'Anticristo. Quindi dovrebbe anche dirci che i cambiamenti climatici e i terremoti che provocano questi tsunami, maremoti, fanno parte di un progetto, di un programma. Messaggi. Carbonia, 2017. Sappiano i potenti della Terra che il loro tempo è finito. Hanno distrutto la Terra, hanno provocato cambiamenti climatici. Hanno preparato terremoti, ecco qui. E hanno portato alla fame i miei figli. Torniamo alle notifiche del solito gioco e abbiamo qui uno scienziato che consulta una cartelletta con dei dati, un aereo che sposta artificialmente una nube, creano piogge torrenziali, grandinate, uragani e il tutto è provocato anche da antenne. In quest'altra carta, intitolata incredibile Progetto Terremoti, vediamo anche come sono provocati. Un'antenna che invia, emana onde nel sottosuolo, provoca vibrazioni che si ripercuotono sul terreno, generando terremoti che distruggono le strutture. Il dottor Bruce Agnew nel 1987 lavorava per una compagnia energetica. Si è recato a Roseburg nell'Oregon e per identificare giacimenti di petrolio e di gas ha irradiato nel sottosuolo delle onde ELF a basse frequenze che oscillano tra gli 1 e 20 Hz, simili a quelli di un semplice subwoofer. E cos'è successo? Si è scatenato immediatamente un terremoto di magnitudo 4 della scala Richter. Torniamo alle carte e vediamo che l'antenna è installata in prossimità dell'area terremotata. Se le antenne fossero sempre installate nelle aree terremotate o da terremotare, avremmo già capito da tempo qual è l'arma del delitto. Ma non funziona così. Queste antenne sono installate, inviano delle onde in cielo, arrivano agli strati dell'atmosfera, quest'ultima fa da scudo, le onde rimbalzano, ritornano sulla superficie terrestre, vengono indirizzate verso le placche tettoniche, stimolano le vibrazioni, le placche si discostano e generano dei terremoti in superficie. Luz de Maria, apparizioni, Argentina, 2015. Le grandi potenze hanno costruito degli artefatti basandosi sulla scienza mal impiegata per causare terremoti devastatori in qualsiasi punto del pianeta. E c'è chi dice: perché ci castighi, Signore? No, figli, io non vi castigo. Le grandi potenze vogliono eliminare la maggior parte della popolazione mondiale, proprio come vi ho detto prima. Riescono a creare terremoti in qualsiasi area del pianeta, anche sotto l'acqua del mare. Creano quindi questi maremoti, questi tsunami che arrivano sulla superficie terrestre, distruggono i raccolti, ma possono anche distruggere le strutture costiere. Torniamo alle notifiche del solito gioco Illuminati, un gioco del 1995, e osserviamo questo tsunami che si abbatte contro una centrale nucleare. Proprio come è successo nel marzo 2011, un terremoto di magnitudo 9
ha creato un grande maremoto, uno tsunami che si è abbattuto su una centrale nucleare in Giappone a Fukushima. Trevignano Romano, dicembre 2020. La terra tremerà forte, le acque invaderanno le terre. Pregate per l'Italia, figli miei. L'umanità ha accettato passivamente il volere dell'elite mondiale, senza rendersene conto. La forza del demonio sta opprimendo sempre più questa umanità. Molti di voi non capiscono cosa stia accadendo, ma leggendo e vivendo i messaggi con il cuore capirete. Avevo avvertito da Fatima alla Salette ad oggi, ma l'indifferenza vi ha distolto e resi ciechi. Ecco arrivati alla fine dei tempi, è davanti ai vostri occhi. Quindi non stupitevi, ma reagite. 2020, figli, pregate per l'Italia perché presto la terra tremerà. La Madonna invita sempre ad agire, a prepararci, a reagire. Siamo rimasti indifferenti al messaggio di Fatima e la Salete. Adesso siamo spaesati, non sappiamo cosa sta succedendo. Però la Madre Celeste l'aveva già detto. Satana avrà in potere i potenti, cioè questa grande elite, gli illuminati, e determinerà l'andamento delle cose, di tutte le cose, di tutto quello che sta succedendo e di tutto quello che succederà. Adesso Satana, con l'appoggio dell'elite, deve colpire l'Italia con terremoti, maremoti, quindi oltre alla grande carestia, arriverà una tremenda crisi economica e finanziaria.